Ciao. Due indovinelli, stavolta a voce. Primo, chi mi ha regalato questo anello? È stato il primo gioiellino da voi blogger. Poi, il secondo, leggo qualche paginetta di un libro che mi hanno regalato. Dovreste indovinare il titolo e l'autore del libro. Forza, mi raccomando. Questa storia comincia tanti, ma tanti anni fa, quando un piccolo seme alato si staccò da una spigna sospesa su un ramo e dopo aver volteggiato per un po' nell'aria, planò nel bel mezzo di una grande radura. Era un mattino di tarda primavera. Dalle alte cime giungeva ancora l'odore freddo della neve e i ruscelli scendevano a valle gonfi delle acque del disgelo. All'alba gli uccellini cantavano come un'unica straordinaria orchestra. Petirossi, lucherini, fringuelli, organetti, ciuffolotti si contendevano il ruolo di voce solista. Presto l'aria si sarebbe riempita di insetti. Era tempo dunque di cercare una compagna e di circoscrivere i confini di quello che sarebbe stato il piccolo regno della famiglia. Durante il giorno, frenetici voli attraversavano i pascoli. Davanti alle foglie e ai licheni, le coppie più giovani esitavano. Andava bene quel rametto, era abbastanza lungo? E se prendessimo anche quel filo di lana, quei crini impigliati nel rogo? Mettere su casa la prima volta era sempre fonte di grande ansia. Stanno abbastanza calde le uova qui? E i piccoli, crescendo, non saranno troppo stretti? E se nascessero più del previsto? Le coppie di lunga esperienza provavano tenerezza davanti a tanti timori. Non abbiate paura, dicevano loro, intrecciando abilmente il muschio con gli sterpi. Fidatevi, è già tutto nel vostro cuore.